Bacia. E adesso parliamo invece di quella maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Pesaro che riguarda il biologico. Importavano da paesi terzi granaglie destinate al comparto zootecnico e in alcuni casi all'alimentazione umana, falsamente certificate come bio, per poi rivenderle nell'ambito della comunità europea a ignare aziende. Sono nove le persone responsabili dell'Associazione Internazionale a Delinquere per Frode in Commercio nel settore agroalimentare e biologico, arrestate dalla Guardia di Finanza di Pesaro e dall'Ispettorato di Repressione Frodi. Nel corso delle indagini, durate circa 2 anni, si è accertato che i responsabili della frode, capeggiati da un ultrasettantenne emiliano chiamato dagli affiliati con il nome in codice di Maestro Yoda, hanno commercializzato prodotti dichiarati come biologici, mentre in realtà in alcuni casi erano stati ottenuti con il contributo di organismi geneticamente modificati, ovvero contaminati con principi attivi chimici vietati in agricoltura biologica, tra cui un diserbante come il glicosfosfate e branchizzanti come il Clomerquat. I paesi da cui venivano importati erano la Moldavia, l'Ucraina e l'India e i prodotti in particolare soia, mais, grano tenero e lino. L'illecito in questione prevedeva addirittura che le società italiane coinvolte controllassero da un punto di vista tecnico e finanziario le realtà imprenditoriali operanti nei suddetti paesi terzi, sia gestendo i metodi di coltivazione dei prodotti che la certificazione biologica rilasciata dagli organismi di controllo preposti. Per questo gli esiti investigativi hanno portato all'esecuzione di 9 ordinanze di misure cautelari degli arresti domiciliari ed anche alla notifica di 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività di impresa nei confronti dei soggetti appartenenti all'associazione per delinquere. Inoltre sono stati eseguiti dei sequestri preventivi per equivalente per un ammontare complessivo di circa 35 milioni di euro, corrispondenti all'illecito profitto derivante dall'attività fraudolenta. I sequestri sono stati eseguiti sui beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e conti correnti riconducibili a 20 dei soggetti indagati, oltre che su beni aziendali di 6 società. L'accusa contestata è di associazione a delinquere finalizzata alla frode nell'esercizio del commercio, aggravata dalla transnazionalità del reato commesso a danno di un prodotto di qualità regolamentata. Allora, non è la prima volta che si parla di truffe legate al settore del biologico, tra l'altro un settore che è in continua crescita. E allora, adesso siamo collegati con Francesco Toriani, che è il presidente dell'Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica e Consorzio Marche Biologiche. Buonasera, Toriani. Allora, Buonasera a tutti. innanzitutto mi preme dire e chiederle subito una cosa. Ci sono dei rischi per la salute dei consumatori quando si incontrano prodotti magari biologici che non sono poi in realtà come descritto? Ma innanzitutto bisogna adesso sapere, adesso non è che abbiamo noi tutte le informazioni dove questi prodotti saranno venduti. In linea di massima, diciamo, può capitare che questi prodotti non possono essere venduti come prodotti d'agricoltura biologica, ma potrebbero essere venduti sui canali convenzionali, quindi essere utilizzati come prodotti convenzionali e destinati sia alla zootecnia che per uso alimentare. Ecco, voi avete parlato di concorrenza sleale da parte di questi imprenditori o faccendieri fraudolenti, senza scrupoli, che pur di fare soldi in sostanza non guardano in faccia a nessuno. Quali sono le vostre richieste? L'abbiamo detto più volte, ma forse è bene ricordarlo. Sì, noi siamo stanchi di questi, diciamo, sedicenti imprenditori che chiaramente compromettono un settore, quello dell'agroalimentare biologico, che è di alta qualità, e questi, diciamo, questi personaggi chiaramente fanno un danno enorme sia a questa agricoltura di qualità che in questi ultimi anni è cresciuta, che gode la fiducia dei consumatori, e fanno un danno quindi sia dal punto di vista economico agli imprenditori, ma soprattutto fanno un danno anche di fiducia verso i consumatori. Noi sappiamo che l'agricoltura biologica rappresenta una speranza per l'agricoltura italiana, è un trend di crescita molto importante. In questi ultimi anni molte realtà marchigiane sono cresciute e stanno esportando prodotti di qualità in tutto il mondo. Sentire che ci sono degli imprenditori, appunto, che importano prodotti convenzionali e poi li spacciano come prodotti biologici è una cosa gravissima che noi chiaramente vogliamo denunciare e non siamo più, diciamo, in grado di tollerare comportamenti di questo genere. Anche perché il prodotto biologico ovviamente costa leggermente di più rispetto a quello tradizionale, quindi se viene a mancare,
anche la fiducia del consumatore nei confronti del biologico, o certo, meglio, se poi il consumatore comincia a dubitare sulla originalità del prodotto biologico, è ovvio che poi tutto il settore ne risente e quindi cominciano i guai. Cioè, certo, gli agricoltori biologici italiani insieme ai consumatori sono le prime vittime di questa frode intollerabile, ed è sempre più evidente, anche purtroppo a causa di questi avvenimenti, che per garantire l'agriticità delle produzioni biologiche occorre sviluppare sempre di più delle sinergie tra metodo biologico e filiere produttive locali, chiaramente esclusivamente dedicate al metodo biologico. Grazie, grazie a Francesco Toriani, Presidente Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica e Consorzio Marche Biologiche.